Ciao a tutti ragazzi, bentornati sul canale. Siamo qua di nuovo con Forbidden West e io stasera non ho una bella cera perché sono stanco. Ho fatto tutto di corsa per essere qua e purtroppo la mia faccia lo dimostra. Comunque, datemi un secondo che condivido la live nel gruppo Telegram. Sentiamo un po' se sente tutto. Ok, allora, condividi. Allora, nella scorsa live abbiamo preso questa fichissima armatura che secondo me è la più bella del gioco. Non ci credo che ce n'è una più bella di questa. Già Eloy di per sé è bellissima con questo coso addosso, è top. Allora, ok, live linkata. Metto la chat e andiamo a fare la missione principale. È divertente il fatto che io sono a questo punto della storia e ho 37 ore di gioco circa, una roba del genere. Eugio, che è nel mio stesso identico punto, è a 67 ore di gioco. Questo vi fa capire il differente approccio che c'è tra me ed Eugio per il gioco, che purtroppo non è una cosa che dipende da me, ma appunto è qualcosa di straordinario. Ora cercherò di fare anche qualche secondaria extra. Il fatto è che comunque il tempo rimane quello che è. Dai. Mannaggia, un buchino. Ok. Trova Alva. Che bei colori. Uff. Mega pop-up. Madonna. The water, look for landfall, and over. Quel coso sembra molto pericoloso. That's strange. Well, nothing's stopping me from taking a boat. Guarding this side of the ferry either. Where are the Quinn? Dove cazzo sono finito? Ah, da qua ho nuotato fino a qui. Qui c'è il collo lungo di approdo. Noi ovviamente andiamo prima lì. Should be to the northeast. Vediamo un po' cosa ci aspetta. Sassi. Porca troia, gli inseguitori. Macchine fantastiche quanto odiose, mamma mia. Cazzo, comunque ci avevamo fatto vedere nella demo una fase parecchio avanzata, Stiamo dall'altro lato della mappa.
another tunnel. As was wasted against the machine. Il collo lungo è a terra di un pellicano. Of armor on its head. Must be a red-eye watcher. Buono. Ragazzi, se ci fossero problemi con la chat di qualsiasi genere, eventualmente scrivete merda nel gruppo Telegram, taggatemi o non so. Tutto che ne fa di danni questo bastardello? Un'occhiata che non si sa mai. Ok, rigiriamo la chat come sempre per prassi. La ah, mi sembrava un granchio. That sound must be a tonic. La cosa che mi piace è che i collo lungo sono gestiti spesso in maniera diversa. Oh madonna, che bello. Qua stare sott'acqua è tutta un'altra storia. Credo di aver capito come sbloccare l'altro collo lungo, quello che mi manca. Comunque la fisica dell'acqua è molto bella, veramente bella. L'unica cosa che non mi fa particolarmente impazzire sono le onde proprio
come sono realizzate, diciamo. Però la fisica dell'acqua è veramente impeccabile, secondo me. Comunque credo che il collo lungo, questo qua a metà mappa, dato che non c'aveva niente come appigli e robe varie, non sono andato neanche qui. Che coglione. Probabilmente lo raggiungerò volando su una macchina, probabilmente. Aspetta un po', non avevo visto. Intanto vediamo se... Facciamo gran soldi qui. È impossibile che io possa passare di qui. Ciao Pier, ciao Dario, ci si arriva con le corde da inizio. Quindi da là. E a che cavolo mi serve la cassa? Allora io provo una cazzata atomica, la butto in acqua. Forse non ho fatto una cazzata atomica, forse ci si può effettivamente arrivare. Secondo me se la spingo riesco ad arrivarci. Io sono quello a cui piace fare le cose in modo sbagliato di solito. Però a volte mi riesce. Uissa! Vabbè dai, pazienza. Però mi sembra strano che abbiano scelto di mettere qui una... Ho un'idea. Ho un'altra delle mie idee. Mi sembra strano che abbiano deciso di mettere lì una... Vediamo un po'. Cioè mettere una scatola qua senza che appunto io la possa usare mi sembra strano. Là. Ecco fatto, sapevo che sarebbe successo, no? Non mi ricordo neanche a che cazzo sono deboli questi.
Ovviamente al fuoco. Fuoco e tuono. Ah, devo ricaricarlo. Mannaggia la puttana. Io voglio assolutamente farlo con questa cazzo di arma, perché sono sicuro di disintegrarla. Non la può spingere in acqua. Ah, però l'ho potuta trainare, hai visto? C'è la strada nell'acqua dove credo andava messa. Beh, però alla fin fine sono riuscito a salirci. Ora, carichiamo questo e sfondiamo lo smerillo. Stai a vedere. Alzati, scemo. Mi spiace solo che l'ho atterrato nel momento in cui veramente non gli posso fare un cazzo. Però adesso lo andiamo a picchiare da vicino. Dove stai? Stronzi. Vabbè, a sto punto scendiamo un attimo che recuperiamo i pezzi e risaliamo esattamente da qua. Oh, issa. Madonna. Comunque c'è una differenza nella cura per l'ambiente sottomarino tra qua e l'altra parte di mappa che è pazzesca. Allora Pier, che fai stasera? Non giochi Elden Ring? Az, questi sono alfa? No. Sapevo neanche che qua sopra ci fosse sta cosa. Questo cos'è? Smeriglio gelido. E noi lo sfondiamo da qui. Dopo, appena sono libero, ci gioco un po' prima di andare a letto. Grande bro. Guarda, io stasera ero quasi tentato di non streamare, però avevo già fatto le storie che appunto avrei streamato, quindi ho detto sti cazzo. Però son un po' stanco solo. Probabilmente sarei stato più rilassato nel continuare la scrittura del video che sto preparando. Però non so neanche se questa settimana riesco a far uscire qualcosa, perché per lo più sto preparando roba per i prossimi giorni, comunque addirittura prossimo mese forse addirittura. È roba inerente a God of War, quindi non avrebbe senso farla uscire ora. Poi guarda, forse esce qualcosa di Rovi questa settimana. Che cazzo. No, no, volevo tuffarmi di brutto. È tosta, perché qui non c'ho proprio neanche modo di difendermi. Spero che non mi veda. Oh madonna. Dio. Sì, un po' di roba in cantiere c'è. Poi per adesso sto nelle proprio fasi super iniziali, cioè sto scrivendo proprio.
però insomma dai. Sono contento che piano piano stiamo ritirando su tutto. Rob ha detto che sta preparando due video in teoria. Spero che riesca a far uscire qualcosa lui sta settimana, perché mi sa che io non riesco. Più che altro devo veramente cercare di andare avanti con questo. Come avrebbe detto il mio amico Mike, cazzo merda. Madonna. E a sto punto aspetto che risalga. Cazzo il rumore è? Ah, il ceder morso. Sai che c'è? Io la rischio. Ah, devo andarmi in testa. Ma perché mi segni lì l'obiettivo se tanto poi devo venire qui? Ah no, non devo venire qua dove c'ha le parti mancanti proprio fisicamente. Devo andare in testa davvero allora? Bloccato. Allora, io non so che giro faccia. Mi
sto bestione, però mi sembra che in alcuni punti l'acqua sia sufficientemente alta da potergli cadere, cioè cadere, da potergli andare direttamente sul collo. C'è una scala che è piegata in due e che probabilmente fa da shortcut, tipo. Ok, se riesco a trovare un'entrata. E saliamo. Così buio alla webcam. Strano. È un bug? Eh sì, la canzone dei trailer. Aspetta, voglio dare un'occhiata alla cam perché mi sembra che ci abbia problemi. Aspetta un secondo. Vediamo un po'. Ok. Eppure mi sembrava di essere più luminoso prima. Non so. Ok, adesso bro faccio un pezzo di storia, quindi credo che tu non lo voglia vedere. These are the ruins of San Francisco. Mado. The entire city of Compton.
centaurs. And somewhere buried out here is thieves. Ah, si vede la pelle bagna. Boia. Che cazzo di dettaglio. Ciao bro. Divertiti su Elden Ring. Che c'era un astice quello. Ce ne andiamo. The entrance to landfall above. Is that her? The living ancestor. This is landfall, right? I'm looking for Alba. Overseer Bohai ordered us to invite you before him should you approach. Please, come with me. Go. Let him know we're coming. It's her! Diviner was right. Tutti sbigottiti. Ma quell'NPC era identico a... è quella tipa là, sono uguali. Overseer Bohai, a stranger just walked through the gate. I knew Alva would not dare lie. You do look like Sobek. Is Alva here? I need to talk to her. I will consider your request once it is determined what you are. A living ancestor, as Alva believes, or a threat lurking in such a guise. I am no threat, okay? Back on the mainland, your soldiers fired on me without warning. So you say, infidel. None of those you engaged survived to bear witness. I held off on your squad when... May I present our honored CO? So... Here she is, our great mystery. Well, Bohai, what have you divined? What is she? A mystery indeed, my CO. How can she appear as Sobek? CO, sei chiamato, non ci posso credere, pazzesco. Was born to this wretched land, an ocean apart from the realm of the chosen? And if so, to what end? I cannot answer. Only she can. But I warn you, no falsehood will satisfy us. Now speak. Why are you here? What is your purpose? I'm looking for a place called Thebes. And what do you seek there? Alva told me a little bit about what you're after. I guess you could say, I want what you want. Che occhi spettacolari sto tipo. A way to heal the world. As I suspected. Tell her. We found Thebes, the final resting place of Ted Pharaoh's secrets. It isn't far, but the way is closed to us. Machine attacks have cut us off from the site,
Diviner Alva is there, along with a complement of diggers and soldiers. Is she all right? Our scouts tell us that a machine has our people pinned behind their defenses, but they're holding out. Machines, huh? Alla faccia della brocca. I can help with that. Alva told us that you are indeed formidable. Ma in tutto questo silence. Dove cazzo è? We will answer what we can. Ok, ora si apre una cosa di dialogo grossa così. No, pensavo peggio. So you found Thebes. How? The ancestors revealed it to us not long after we made landfall. Almost a year ago. Through a scrap of ancient data discovered by Alva and verified by myself. It contained details about the construction of a great underground palace. Where exactly? Close. Beneath the great pyramid in the ruins beyond. Figures. Ted loves his pyramids. Have you been inside? No. That has been a problem, one of many. And we will solve them all in time. Getting back to the site is the one at hand. I hope you're as effective against machines as Diviner Alva suggested. What exactly are you looking for inside Thebes? I thought Alva brought back the data we needed. We risked much to cross the ocean. Therefore, we must unearth every possible link to the legacy while we are here. Especially one as important as Thebes. We will not sail back until I have plundered its secrets. So, Alva reports to you. I was chosen by my colleagues on the Board of Overseers to supervise data retrieval on this expedition, yes. And you're in charge of the expedition? He is far more than that. You are addressing the cousin of the Emperor of the Quinn. Heir to the vast holdings of the Great Delta, the first CO in five generations. All she needs to understand is that I am the authority here. And my will is to attain the secrets of Thebes. Mine too. We're in luck. You crossed the ocean in these ships? Couldn't have been easy. Greatness is never easy. Indeed. It took 7 years just to build the flotilla. This expedition is the most important undertaking of our generation. A quest for knowledge across the gaping sea with nothing less than the fate of our tribe at stake. And none of it would have been possible without the will of the CO. The voyage was difficult. The wilds here even more so. Our sailors and soldiers have suffered much. I know that. But all for the glory of the Quen. Good to know. Sì, sembrano un po' una schiera di megalomani. What kind of machine has your people pinned down near Thebes? A Thunderjaw. We've dealt with them before, but this one is tougher, stronger, and it has black armor. Yes. How did you know? Doesn't matter. Won't be easy, but I can take it down. Then destiny shines upon us, as I knew it would. A living ancestor now walks among us, and she will help me attain the secrets of Thebes. Resupply here if you must. Then on to Thebes at the base of the pyramid in the ruins. We will follow when our scouts. Sembra quasi un logo del wifi, quello che ha al petto. Parla col CEO. Ma te rendi conto, pazzesco. Tessitore di abiti, chissà che cazzo di vestiti c'hanno di qua. Deve essere pazzesco.
Essere un divinatore è al contempo una benedizione e una solenne responsabilità. In quanto studiosi dell'infinita saggezza degli antenati, è a noi che il popolo si rivolge quando cerca consigli. È nostra responsabilità aiutarli, per quanto banali possano sembrarci le loro afflizioni. Questa introduzione servirà dunque come punto di riferimento e fonte di ispirazione. A chi è piagato dalla stanchezza o dalla fame, dite di ispirarsi alla scintilla Nikita Arand, l'antenata che diede vita al nostro grande impero. La sua saggezza ci aiuta a superare la stagnazione per vivere nell'abbondanza. A chi è piagato da malanni e avversità, dite di ispirarsi alla guaritrice Song Yao, l'antenata che ha sfidato la malattia e la morte. La sua saggezza ci aiuta a superare i limiti del nostro corpo e vivere con vigore. A chi è piagato dall'ansia e dall'apprensione, dite di ispirarsi al protettore Eric Visser, l'antenato che incarnava la forza nei periodi più incerti. La sua saggezza ci ha permesso di dominare i nostri nemici per costruire un futuro migliore. A chi è piagato dall'invidia e dall'amarezza, dite di ispirarsi al patrono Peter Cibumbe, l'antenato che ha mostrato la via per la trascendenza dell'umanità. La sua saggezza ci ha permesso di reprimere il dissenso per creare una società migliore della somma delle proprie parti. A chi è piegato? Ah, qui dice piegato e soprappiegato, forse è scritto male. A chi è piegato dall'apatia e dalla disperazione, dite di ispirarsi al rinnovatore. Dati danneggiati. Vediamo se ho speso male i miei soldi. No, Cantamorte Utaro, Dragone Tnacht. Questa è anche bella. Perché è mezzo nero? Boh, vabbè. Allora, io direi di andare al banco da lavoro. Vedere se possiamo potenziare almeno di un tocchetto l'armatura nuova. Ricognitore Tnacht. Certo che lo potenziamo. Ora tanto per il secondo livello probabilmente ci vuole un rene di divoratuono. Se sollevatore genetico di Tolosso, ferma guscio di guscio atroce. Tra l'altro i gusci atroci non li ho ancora toccati. Niente, tutto quello che potevo potenziare, cioè che posso potenziare, non mi interessa. Ho finito le scorte di roba acida. Fanculo. Sarà un cacciatore da queste parti? Un altro file di testo. Una pergamena macchiata contenente glifiquen in stile ufficiale. Soldati della spedizione, un'importante promemoria su regolamenti e disposizioni da rispettare in ogni circostanza. Ribadisco che l'accumulo di provviste è punibile con pesanti sanzioni. Inoltre, qualsiasi alimento procacciato va sottoposto all'attenzione dei nostri esperti di sopravvivenza per essere identificato, catalogato e razionato. Qualsiasi reliquia rinvenuta all'interno o nei paraggi della città sommersa va immediatamente sottoposta all'attenzione del divinatore Nirik, della divinatrice Alva o del sottoscritto, senza domande o indugi. Ogni trasgressore e il relativo parente più stretto in patria sarà punito con la pena capitale senza possibilità d'appello. Un po' esagerato. In nessuna circostanza è consentito avvicinarsi al nostro venerato Sio. Al Ceo, cioè. Se non dopo un ordine diretto. Se investiti di tale onore, qualsiasi condotta impropria come il contatto oculare diretto sarà severamente punita.
Allora, io iniziavo a credere che questi fossero più o meno intelligenti, invece mi sembrano dei coglioni. Strano che non ci sia neanche un cacciatore qui. Weird. Babbo. Ehi! Così così mangiamo qualcosa. Così andiamo in missione. Non l'ho mai fatto. Banchetto del CEO. Possiamo farci la zuppa. Temo che sarà una lunga battaglia. Gotta grab its data to reconnect with the dome back at the base. Questa parte di mappa è fantastica. Ma porca puttana. Cioè, divorato uno alfa. È al 48 questa roba. Debole contro acido e io giustamente non ho un cazzo di acido. È forte contro qualcosa? Tutto ciò che non è acido. Sbaglio? Non sbaglio. Ok, questa non è una bella cosa. Allora, io proverei a staccargli il cannone. Questo mi one shot, ma stiamo scherzando. Quanto cazzo è spuntato davanti? Madonna, ma non lo vedo neanche fare mosse. Madonna mia.
Ok. Allora, abbiamo una fionda adesiva che sicuramente ci può aiutare. La mettiamo al posto dell'arco da caccia con l'acido perché abbiamo finito i colpi. E poi metterei la fionda esplosiva al posto dell'arco da caccia focoso. Ora io per prima cosa sarei tentato di mettere le bombe adesive. Cazzo, porca puttana. Madonna!
Lanciapunte sperimentale al posto della fionda esplosiva. Secondo me questo potrebbe avere dei begli effetti. Madonna. Che cazzo, ho finito tipo tutte le risorse. Il cannone non ce la facevo davvero a prenderlo. Molto bello. Insomma, patch with these later. You killed that machine. Your CEO sent me.
stranger! Over here! I need to speak to Alva. By all means, then. Open the gates! Alva, I'm glad you're okay. Oh, you got rid of that machine. But what are you doing here? There's something inside Thieves that I need. I went to Landfall. I met your CEO. We came to an agreement. Kind of. And you're going to help us get in? I guess so. The whole thing was a little tense. There was something off about that guy. And I don't understand what he wants from Thieves. I thought we found the data that your people needed back on the mainland. That data will take us years to sift through. The CEO wants faster results. Aloy, you have to be careful. There they are! The legacy tells us that Elizabeth Sobeck helped the ancestors cast aside all obstacles. And so it has been today. You have been true to your word. I'm pleased. Thebes awaits us below. Shall we? Quite an excavation. Much of this was flooded. We had to pump a great deal of water out. Non vedo l'ora di giocare God of War. Behold, the door to Thebes. A door like no other. Well, you're right about that. It's designed to open for only one man. Ted Farrow. But the legacy tells us that he worked closely with Sobeck. He trusted her. Surely she could open the door, and so surely can you. Not gonna happen. At least not from this side. You said she was a living ancestor with Sobek's eternal essence. If I may, Farrow, great as he was, did not build his palace alone. We know this from scraps of data we found, the ones that pointed to this location. And we found evidence of passages below. Maybe they were built to aid construction. Or for servants. We can't reach them. The way is flooded and they're too far underwater, but... Yeah. I can reach them. There might be another way in down there. You see? With Sobeck, there is always a way. Then do what you must to get us inside. Io l'avrei già mandato a fanculo. Tipo lava. Infatti ti respinge su. Okay. Oh, ma c'ho 6 punti abilità. Vediamo intanto che cosa abbiamo qui. Accumuli valore, tecnica arma, scocchi una freccia speciale, posso di laterale a macchina. Questo già ce l'abbiamo. Velocità di movimento con l'arma pesante e colpo uno. Se fare un male cane.
would get me inside. Ce l'avrei fatta, ma non volevo finire. Vediamo un po' cosa c'è qua. Che poi magari più avanti posso drenare tutta l'acqua. No, no. Questa è una turbina che non si ferma. Tic. Stop the turbine. Good. Esattamente dove ero prima. Devo ammettere che il level design è veramente, veramente bello. Oh, forse adesso andiamo al Ganna. Here I am again, hiding in the gym, writing to stay sane in this crazy place. I can't believe Grigori's dead. Our so-called spiritual leader was fine yesterday, and then suddenly passed away in his sleep, and no one will talk to me about it. They treat me like a child, whispering behind my back, as if I can't cope with death, even after the end of the world. So Ted had other people in here with him, including a teenage girl. Strambo. A living area. Pretty big too. There's nothing normal about a scientist, his daughter, a guru, and well, let's face it, a harem living through the end times in the trillionaire's underground survival bunker. But now that Grigori's gone, I'm worried things will get even weirder. He helped keep Ted stable for a couple of years, sort of. I was right. We all know about Ted. This is the way to the main door, so I can let the Quinn in. I know everyone's reeling after Grigori's untimely demise. He was a deeply spiritual man who wasn't afraid to rip back the curtain and gaze where few men dare.
I've asked Dr. Sumtow to, you know, check on what happened to him. Sure he had some kind of condition or something. The main point is that while we certainly miss him, we will go on. Everything's gonna be okay. Something tells me it didn't turn out that way. Ho raccontato a Ted quello che dovevo dirgli, o solo quello che voleva sentire. No, va rifatto. Ho raccontato a Ted quello che dovevo dirgli, o solo quello che voleva sentirsi dire. Volevo condurlo alla salvezza, oppure ho soltanto cercato di garantire la mia. L'ho invitato a riflettere sul suo ruolo in un universo privo dei parametri, dei paramenti del nichilismo tecnologico. Invece lui ha annientato il suo passato insieme al resto del mondo? Oddio, che cosa ho fatto? Quindi questo Grigori ha avuto, diciamo, un ruolo inconsciamente nel disastro causato da Faro. Io prima mi faccio tutti i giri, che secondo me quello scemo là del CEO fa del casino. Questo deve essere il bagno degli uomini. Ok. Pare che io abbia aperto tutto quello che c'era da aprire, tranne lui. Che battuta di merda, però ci sta. Like some kind of access control. È molto simile al posto in cui ho combattuto gli Spectre per la prima volta. Most of Ted's women repulse me, okay? They're like contestants on a housewife sim preening for the hubby's attention. But Brianna, the Hollow Singer, she's different. She's always been nice to me. And I love her voice, which has been conspicuously silent since Grigori died. She doesn't speculate or gossip like the others. She knows something. I can tell. And I'm gonna find out what it is. Cioè, quindi praticamente Faro ha fatto una specie di arcore post-apocalittica. An emergency exit function. Emergency exit initiated. The door is open. Destiny is upon us. I knew you could do it. What's going on? The CO is preparing to enter Thebes. Dressed like Ted Pharaoh. I am Pharaoh, renewed. My essence is the same as his. Across the years, across the generations, his soul is my soul. His will is my will. We are sundered in only one way. I need his final testament, his deepest secrets. And now that the door is open, those secrets are within my grasp. When I have them, I will be complete, as he was. I will have everything I need to save our homeland, and, as Pharaoh did, the world. Beh, vi manca un tassello, eh? Okay.
I think there's some confusion here about who Pharaoh really was. No one knows better than I who he was, who he is. Me. The Renewer, greatest of the ancestors, the man who saved the world. And you, ecco chi è il Renovatore di cui parlavano prima. You are her, Pharaoh's harbinger, his assistant. Come, we will descend into Thebes together, as it should be. Bring her the raiment. Raiment? As he is Pharaoh, you are Sobek. For an occasion this momentous, shouldn't you wear proper business attire? What? No, 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 no. No, I am not wearing that. No way. You will wear the proper attire to mark this moment. Or what? It is said Sobek valued life above all else. Is this true? Fine. I'll wear your raiment. Ma questo è un coglione. È un... Excellent. Shall we proceed? Mi fanno riderissimo le scarpe. Look at this place. The grandeur. Pharaoh's domain. Simply breathtaking. Excellent. Somewhere in here, Pharaoh left his secrets. You're magnificent. Perhaps. Looks like the emergency exit function unlocked this door, too. Indeed. Let it be done. Pharaoh's visage, a monument to greatness. True. Monument to something, I'll give you that. The Emperor will heap rewards upon you for this, my CEO. Great risks bring great bounties, Overseer. Qui succede del casino, ne sono sicuro. I think this way might lead down. Beh, io sarei saltato di sotto e avrei planato. Non può che succedere qualcosa di brutto. Be no further discussion of your feet, Bohai. Ma poi che cazzo ci fai con tutto questo spazio? Brianna told me that Grigori hacked into restricted. Find anything interesting? No, porca puttana. I can't make sense. Brianna told me that Grigori hacked into restricted files and found out something awful. That Ted murdered important people who worked on Zero Dawn. Did Ted punish Grigori? Kill him for discovering what he did? How could that be? Dad said there wasn't a mark on Grigori's body. His heart just gave out. So hey, this is weird. I tried to warn you. Yeah, sort of. I'll explain everything if we survive long enough. Those certainly look threatening. Huh. Statues. The guardians of Pharaoh's domain. Questi tra poco tornano in vita, te lo dico io. Those aren't statues. Look out! Get the CO out of here. Eo. Beh, avevo detto nella scorsa live che mi mancava combattere questi affari.
debole contro fuoco. Oh merda, però io adesso non c'ho praticamente nulla di fuoco. Arco di fuoco. Ce l'ho un lanciapunte. Ah, questi lanciapunte fanno schifo. Vedere come gli si leva quel pezzo di fretta adesso. Pong. Oh cazzo. Porco due. Sono un po' tosti. Allora, la cosa migliore da fare è utilizzare istantaneamente. E dai! Perché non vedo il menu? Questo. Per togliere ad entrambi la possibilità di lanciare, eh sì, vabbè, dai, i razzi. Uno. Due. Lisciato in pieno. Bastardi maledetti. Cavolo, mi mancavano questi a combattere. Bello. Well fought. Thanks. Where's Overseer Bohai? He has decided to return to the surface. A wise choice. We can't afford to lose any more diviners than necessary. So, no more delays. We must proceed. Brianna didn't wake up this morning. Ah, perfetto. She's gone. Just like Grigori. And looking up at the giant, hideous statue of Ted in the Great Hall. At his eyes. And I know now that he's watching me. He's watching us all. He's always had power over us. Che figlio di puttana che era Faro. Cioè, già si capiva che era uno stronzo, ma questo. Allora, io qui preparerei il plasma. Yes, that looks like the way. Spero che questo si becchi una freccia dritta negli occhi, perché veramente non lo sopporto più. When I built this place, when its special systems were designed, I knew what I wanted. Protection, of course. An unlimited power source, that was a given. But also control over every possible eventuality. After all, you never know what'll happen, especially when the human element is involved.
What did you find? Trust me. You don't want to know. I guess I don't. Ever deeper we go. Throne attached to some kind of apparatus. I wonder what it does. Ora si siede, gli buca la testa e muore. An impressive setup. What is it for? I'm sorry, CEO. I don't know. My focus can't read the data here. What about the living ancestors? Is the data lost to her? Come posso spiegargli che non basta un giorno, una settimana, neppure un anno per dimostrare che un organismo ha raggiunto l'immortalità? È uno di quei casi in cui potrà dirlo solo il tempo. Non ho idea di quanto a lungo il suo corpo sopravvivrà, ma di sicuro molto più del mio. Sul fronte delle terapie siamo passati dal fare due passi in avanti, uno indietro, a due in avanti e uno di lato. Le sue cellule si rigenerano con maggiore efficacia a ogni trattamento. Sembrano aver smesso di invecchiare, ma le mutazioni sono sempre dietro l'angolo e ognuna va trattata singolarmente. Finora il mio arrembante approccio farmaceutico sembra funzionare, ma ancora per quanto? E con quali effetti collaterali? In questo campo ho fatto più io in 2 anni che l'intera industria negli ultimi 20. La cosa buffa è che non c'è nessuno che apprezzi il mio lavoro, men che meno Ted. Ultimamente sembra non apprezzare un bel niente. Sompto! Hai zitto, CEO dei miei coglioni. Credevo che quello di Ted fosse solo un bluff, per spaventarmi, per tenermi sotto controllo, per farmi capire cosa sarebbe successo a Kania se avessi disobbedito o sabotato i suoi trattamenti. Di sicuro mi ha tenuto motivato. E questo cosa dice sul mio conto? Su di noi? Siamo rimasti in pochi, eppure continuiamo ad aggrapparci ai nostri segreti, ai nostri terribili segreti. Pazzesco. Piace come il CEO sia praticamente alla mia mercé. Pieno di roba rara qua. Credo che fosse un congegno per tenere. Poi lo scopriremo, però intanto ho un altro. Questo è un file audio. You did this for him? Scan the device. You put like if you will. Off switches in everyone's heads? Kenya, you mustn't judge me. I had no choice. If I said no, what would he do to us? What would he do to you? You're my little girl. I was trying to keep you alive. For what, Dad? Seriously, why? So we can be trapped in this underground nightmare? You know what we have to do. Please. Did you find a recording, Aloy? Yeah. I'll share it with you. Forse sono stati questi via a killare Farah. Aspetta un po'. C'è altro qui? No. Made a minor adjustment to the gene therapy regimen and added a new cocktail to treat the symptoms caused by the mutations. Hopefully, there will be some stabilization after the next treatment. God knows what Ted'll do to us if there isn't. The early results were so promising. No signs of aging, no cellular degeneration, but now... Oh, if only I had access to my old lab in Bangkok, or my old colleagues, or my old liquor cabinet. Stop it. Got to stay positive. For Kenya. Kenya West. You saw something. I could tell. Did the data explain what Pharaoh used this device for? I think he was undergoing treatments to live longer.
a lot longer. Really? Could he still be alive? Don't be foolish. If he were alive, he would have kept his essence. It would not have been passed down to me. Remember, he was the renewer. Of course, he would have stopped at nothing to grasp the secrets of life and death. But not for himself. Everything he did was for a new beginning. For us, for the Quen. And for his true heir, me. You know, I'm starting to think you're right. You do have a lot in common with Ted Farrow. I knew you would see, in time. Let us continue. His secrets await. Is that a small office for a minor functionary, perhaps? Oui. Ah, è un punto A. An automated geothermal energy plant right under the city of San Francisco. A marvel. Even I can run it. And let's face it, we are getting close. I was always more of a visionary than an engineer. Which is why I had the foresight to insist on the inclusion of a very unique feature. Just in case anyone ever tries to steal my cheese, so to speak. Niente di buono. Settimana, 50 minuti, cioè quanto cazzo ci sono stati qui? Madonna. Down. I'm going to look for another way in. Good idea. It's worked before. Very well. Get to it. Vent of some sort. Not a bad idea. Quanto è scemo quel tipo. She's gone. Did she make it to the other side? Tutte queste cose che mi stanno facendo raccogliere non mi fanno pensare bene. Qui non ci sono neanche file da leggere. Madonna. Qui succede qualcosa di brutto. He's the one feeling sorry for himself. Less his future. Less his children. Someday they'll come, and I'll be here to greet them. Sometimes that my aging has stopped altogether. If anything, my cells are replenishing faster than normal. I just need some time for the mutations to
calm down. Time and energy. Some tests of the reactor could give me what I need to grow strong again, to get my shit back together, so I can greet the kids. They're gonna need me. My advice, my guidance. Cazzo fa anymore. Pharaoh's secrets. Are they here? Not the ones you're looking for. Then they must be in there. Trust me. You don't want to go in there. Are you mad? I haven't come all this way to stop now. Questo muore. Comunque ci spero. Tu e le tue infradito da scemo. Ora la versione Metro 2033 di Ted Faro ti mangia la faccia. Burn it to ash. Wait, no. Pharaoh has it rigged to melt down. Kill them too. No witnesses. We have to fight! Engage in charge! I figli di puttana. Cazzo, io però volevo vederlo Ted Faro mostro. Cioè, quindi Faro ha vissuto 3000 e rotti anni all'interno di quella specie di centrale. Oh, madonna! Madonna! Basta. Madonna, ma non li vedi neanche sti infami.
Faro rigged the reactor to overflow if he dies. We have to run. Mi è dispiaciuto di non vederlo. Uff. Carichiamo, che tanto secondo me qualche altro stronzo lo becchiamo. Ma Dio mer. Prepariamo questo e questo scemo qui lo one shottiamo. Pum. Vabbè, non ti vedrò mai. Ok. Sono proprio un coglione. Ma anch'io perché cazzo non guardo per terra? Stare attento al pavimento. Ci spostiamo qui. Io avrei tirato una freccia dritta nelle gambe. Ah, meno male che... Oh, fantastico, schiacciato dalla testa di cazzo di Faro.
E adesso? No. Ah, cazzo. We found something that will help. Not just your homeland, but everywhere. But where's the CO? He's gone. I guess you could say he gave his life to help us attain the secrets of Thebes. I see. You must think I'm eminently stupid. What? No. No. The CEO was an entitled egotist who twisted our beliefs into a sickening, self-serving fantasy. And you expect me to believe he sacrificed himself for scraps of data? It's time for the truth, and it better be convincing. Otherwise, I'll simply order these soldiers to open fire. Hold on. You're right. To be honest, the CO screwed everything up. He brought Thebes down around our ears and died like a gutless coward. But we really did find something down there that will help your homeland. If I can take it and use it. Now, if I have to, I will fight my way out of here, but it doesn't have to be that way. You can just let me go, and then take credit when things start to improve. Success certainly does sound better than failure. It seems then that our destinies are intertwined. Landfall is open to you. If it will help your cause, you may come and go as you please, but Alva must join you and report back on your efforts. Fair enough. Thebes is of no further value to us. Obviously, we're going back to the flotilla. Alva, I expect your reports to be thorough. Oh, I thought he was going to have us killed. Oh, and instead, I get to join you. Glad to have you. But you're going to need a little help to reach our base. Varl, I made a new friend. I need you to meet her at the Quen Ferry and escort her back. On it. Can't wait to meet her.
Trust me, you'll love it there. Varl will give you a better focus and all the data you could ever want. Head to the ferry. I'll join you back east as soon as I can. A diviner must follow the truth, wherever it leads. I'll see you there. Madonna. Now that I have Omega clearance, we should have what we need to capture Hephaestus. But before I head to the ferry, maybe I should stop by Landfall. With the CO gone, maybe more Quen will be willing to talk. Might be worth looking around the island, too. I gotta change out of these clothes. I can't believe the CO made me play dress up. Cazzo, però è forte sto vestito, eh. Forte. Ok, allora, andiamo a salvare Alfalò, che credo sia di qua, e poi ci becchiamo la prossima. C'è un fottuto coso delle scorte, sì. Ottimo. Allora, ammetto che non mi aspettavo di trovarlo ancora vivo, però arrivati a quel punto sono rimasto particolarmente deluso dal fatto che non abbiamo avuto l'occasione di vedere come fosse diventato. Certo, non è sicuramente un qualcosa che ti rovina l'esperienza, però è sicuramente una cosa che avrei preferito vedere arrivati a quel punto. Però vabbè, pazienza, comunque l'importante è l'aspetto narrativo, e comunque narrativamente parlando mi sembra che sia pieno di colpi di scena, quindi non vedo l'ora di andare avanti. Cosa cazzo ho fatto? Ok, niente. E adesso cercherò nel limite del possibile di giocare anche fuori dalle live per fare magari qualche secondaria e ovviamente fare anche le dirette. Credo la prossima la farò venerdì. Sì, realisticamente la farò venerdì. Quindi io vi ringrazio per averci seguito e buonanotte a tutti. Un saluto dai Crew Dudes.